Molte volte leggo nei commenti che hai pochi soldi o peggio ancora nessuna disponibilità di denaro per poter andare a investire. Questo ovviamente mi dispiace molto perché secondo la maggior parte degli esperti è importantissimo cominciare al più presto possibile per andare a sfruttare il famoso interesse composto e fare fruttare il proprio denaro. Con questi consigli che andrò a darti sicuramente non riuscirai a diventare Warren Buffett, non ci sono diventato io, per cui figurati. Ma ti assicuro che potrai almeno avere un primo approccio al mondo degli investimenti senza soldi tuoi, infatti non avrai bisogno di soldi per investire. Per scoprire cosa intendo, ci vediamo dopo la sigla. Bentornato qui su Io Risparmio, io sono Pasquale, investitore e risparmiatore della porta accanto. Allora, siamo sinceri, in questo video non ti do la panacea per tutti i mali dell'investitore, né tantomeno diventerai ricco. Inoltre, non ti voglio vendere fuffa o fumo, ma sicuramente darti alcuni spunti, alcuni consigli per farti recuperare un po' di soldini qua e là da poter investire o comunque per darti la possibilità di reperire della liquidità gratuita che non proviene da te. Il primo consiglio è molto semplice e inizia da un qualcosa di prettamente noioso, è quello di utilizzare un browser diverso, si chiama Brave Browser. Questo browser è legato al progetto del token BAT, Basic Attention Token, una criptovaluta. Il progetto ha incluso anche questo, appunto un browser di navigazione in incognito che non lascia tracce ed è sostenuto da una potente ad blocker. Utilizzando Brave si viene premiati con dei bat, appunto. Ogni qualvolta che un pop-up pubblicitario, appunto, di Brave ti appare. Le pubblicità sono al massimo 10 al giorno e sono dei pop-up che appaiono in basso e che non danno problemi, nel senso che non devi andare a cliccare per forza, non devono neanche essere aperti e non influiscono sulla navigazione, il che è favoloso perché stanno lì, fai clicca, chiudi e basta. Non si diventa ricchi, ma comunque tutto fa brodo. Il wallet è integrato nel browser Brave e in qualsiasi momento si può spostare sul proprio wallet o exchange di fiducia o ritirare in quel modo i soldi. Il secondo consiglio è legato alla tua connessione internet. Hai una connessione veloce o stabile? Allora puoi prestare, affittare la tua banda all'esterno. Ci sono tre aziende che offrono questi servizi e puoi decidere se sottoscriverne una, due o tre. Magari, non so, se c'è una banda extra larga. Tranquilla che la banda utilizzata non sarà eccessiva, si parla di qualcosa di quasi notabile. Parlo dei tre servizi, Honeygain, IP Royal e PacketStream. Tutti e tre questi servizi ti permettono di andare a dedicare ad altre persone una parte della tua banda. In cambio ti viene riconosciuta una somma in denaro per ogni mega che viene utilizzato. Ci sono delle soglie di prelievo, ma non sono eccessivamente alte. Una volta raggiunte, puoi tranquillamente prelevare i tuoi soldi tramite il tuo account PayPal, che è anche quello che ti dà la possibilità di ricevere fondi in maniera molto più celere. Il terzo consiglio è quello di andare a sottoscrivere card gratuite che danno dei bonus referral. In particolare, in questo caso, mi riferisco ad alcune carte conto. Io, ad esempio, ne ho un paio. In questo caso intendo Revolut o N26. Magari tu non hai un blog, un canale YouTube, ma se hai non so, se hai delle origini calabresi come me, ti ritrovi con una famiglia allargata fatta di 200.000 individui, fra parenti, amici, cugini, pari, sicuramente uno o due a cui far sottoscrivere la carta lo trovi di sicuro. Ad esempio, in questo periodo Revolut stava dando 50 euro per ogni nuovo iscritto. Basta che fai iscrivere due parenti e ti fai guadagnare 100 euro da poter utilizzare a tuo piacimento. Dall'altro questi due fornitori si fanno più o meno la guerra delle quote di mercato e molte volte vedi che quando esce una sul mercato con un'offerta, successivamente ne viene fuori l'altra che tira fuori dal cilindro con la sua, per cui dal tuo punto di vista c'è tanto da guadagnare perché queste non sono le due uniche carte, ma sono semplicemente quelle che indico come esempio, considerando che poi sono gratuite, per cui non esiste un canone allegato alle carte, ovviamente a un certo punto si può anche considerare di tenerle lì tempo determinato per continuare a fornire bonus in futuro e allo stesso tempo utilizzarle per i tuoi acquisti o come se fossero normali carte e basta. Per la cronaca trovi i bonus link referral qui sotto di entrambe nel caso tu le volessi provare. Il quarto e ultimo consiglio è quello di usare delle piattaforme di exchange di criptovalute come ad esempio Coinbase che ti riesce a far guadagnare in due modi. Il primo modo è quello di per esempio fornire un bonus referral così come ho menzionato prima con le carte conto. Ad esempio, se ti iscrivi col mio codice affiliato, Coinbase ti può dare 10 dollari istantaneamente. Se conosci persone interessate a questo mercato, puoi semplicemente iscriverti, depositare 1 euro e poi successivamente andare a chiedere ai tuoi amici se vogliono utilizzare il tuo link affiliato per iscriversi. Una volta iscritto, ti troverai di fronte anche alla sezione di Apprendi e guadagna.
questa sezione, facendo alcuni quiz dove il 100% delle persone indovina le risposte, anche perché se sbagli le puoi rifare, e se sbagli le puoi rifare, e se risbagli le puoi rifare, per cui insomma ti devono far vincere, diciamola così, finché alla fine non rispondi correttamente, per sfinimento anche Coinbase si scoccia e ti fa rispondere, diciamo, in maniera corretta. Bene, anche lì puoi guadagnare dei bonus in cripto. Da quando utilizzo questa piattaforma ho guadagnato più o meno 70 euro in bonus per aver risposto a dei quiz con dei soldi non miei. Tra l'altro poi sono soldi che puoi prendere praticamente subito nel caso tu volessi prelevare semplicemente vendendo le valute che ti sono state assegnate tramite i quiz. Non c'è uno quiz, ma la stessa gestione del bonus referral la puoi fare anche con Binance, che ti offre delle commissioni sull'utilizzo della piattaforma da parte delle persone che si sono iscritte col tuo link affiliato. Oppure su Cake DeFi, dove anche qui puoi andare a trovare dei quiz rispondendo a delle domande e guadagnare delle cripto che poi devono essere messe in staking per un certo periodo di tempo, per cui in questo caso il prelievo non può essere fatto in maniera, diciamo, istantanea, non può essere fatto subito, ma comunque non sono soldi che hai messo tu. Secondo me puoi aspettare il tempo necessario per poterteli incassare e metterteli in saccoccia. Ovviamente questi ai piccoli consigli sono piccoli aiutini che ti possono aiutare appunto a accumulare qualche decina di euro al mese per iniziare la tua avventura nel mondo del risparmio e nel mondo degli investimenti. Come ho detto più volte, non si fanno grandi somme, ma fra tutti i servizi, se usati bene, assieme, in contemporanea, in simbiosi, possono aiutarti a fare i tuoi primi passi o comunque a non fermarti nel risparmio. Con piccoli passi, tanti piccoli step, si ottengono alla fine grandi risultati. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo interesse e se così fosse, per favore, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Se sei nuovo sul canale, ovviamente iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo e scrivimi nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste soluzioni, se ne conoscevi qualcuno, in particolare mi riferisco ad esempio a quelle del prestare la banda. Rimango a disposizione sempre per un confronto civile qui sotto nei commenti. Siamo arrivati anche alla fine di questo video e noi ci vediamo domani con un nuovo video.